Centinaia di lavoratori all'Italia hanno protestato a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere più aiuti per la compagnia aerea italiana e respingere le richieste dell'Unione Europea per un suo drammatico ridimensionamento. Hanno manifestato mostrando cartelli con scritto «Non toccate all'Italia» e una finta bara con la bandiera dell'Unione Europea da cui spunta la coda di un aereo all'Italia. Insieme a loro anche altri lavoratori del comparto aereo, Air Italy, Norwegian, Ernest Airlines e Blu Panorama. Ivan Viglietti, responsabile del settore trasporti della UIL. Sono 47.000 lavoratori in questo momento del settore che, se non ci fosse l'ammortizzatore sociale e il divieto di licenziamenti, probabilmente sarebbero per strada. Lei provi a pensare che cosa succede o succederebbe se il governo non capisse l'importanza di intervenire in questa situazione e lasciasse che 47.000 persone domani mattina o nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perdessero il posto di lavoro. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha poi incontrato una delegazione dei sindacati del comparto. La disponibilità ad attivare il confronto sull'emergenza del trasporto aereo c'è, o almeno è stata da lui manifestata, ora bisogna che si passi ai fatti concreti.